Amici e amiche di Volumbright, siamo qui, penultimo giorno di torneo BNL Open, organizzato sempre da Sport Happenings, qui in questa bellissima location del Monviso Sporting Club. Siamo qui con il nostro esordio, nostro perché ormai siamo amici, Gregory Leperdi, che appunto in questo torneo ha fatto le sue prime partite, i suoi primi match. Gregory, com'è andata? Impressioni generali, partiamo da quelle. In generale faccio la premessa dovuta che ok, esordio ma con due mesi di allenamento, tra l'altro due mesi di allenamento in cui mi sono allenato sul cemento cambiando carrozzina, prima utilizzavo ancora la mia racchetta, quella di 30 anni fa quando giocavo a livello amatoriale, poi mi hanno detto ma magari potresti anche cambiarla, quindi ho cambiato anche quello. Il fatto sta che in due mesi ho cambiato mille cose e mi sono ritrovato qua all'esordio con campo bagnato in terra rossa dove non riuscivo, mi sembrava di essere in una palude, con le palline nuove che schizzavano altissime. Un attimo per prendere la mano e poi vabbè, ma ero qua per divertimento, quindi va bene così. Bene, andiamo più sul tecnico. Doppio, singolo, hai giocato un po' di tutto un po', diciamo. Quali sono stati i momenti in cui magari hai avuto un po' più di difficoltà e soprattutto gli avversari con cui hai temuto un po' di più la sconfitta? Vabbè, l'esordio è stato con un mio compagno di scuderia su Rai, che conoscevo, mi ero allenato un paio di volte con lui, ma lui è una vecchia volpe. Tutto sommato, dai, ho fatto, nonostante fosse appunto le difficoltà iniziali che ti ho detto prima, alla fine è stato un 6-3-6-3, potevamo forse fare meglio, ma va benissimo così. Per il doppio invece ieri è stata una giornata memorabile, perché io che sono abituato al ghiaccio, stare un giorno intero sotto al sole a giocare come un forsennato, veramente non mi ricordo, devo risalire a 30 anni prima di ritrovarmi in tale situazione. Un ghiacciolo fuori freezer, insomma. Sì. Quello l'ho mangiato subito dopo, la prima cosa che ho fatto. Comunque sono contento anche dell'esordio nel doppio, l'ho fatto con Simone Dionigi, anche lì appunto abbiamo giocato alle 2:30, un match che è durato più di 3 ore sotto il sole cocente. Alla fine sono contento perché sono riuscito anche a fare la mia prima vittoria dopo 3 tie break, 7-6, 6-7, 12-10. Quindi sudatissima vittoria. Bene, molto bene. Prossimi appuntamenti, hai intenzione di partecipare a qualche altro torneo nei prossimi mesi? Allora, devo essere sincero, al momento io, finita la stagione hockeyistica, ero già malmesso di mio con epicondilite, polso, spalla, no? Ormai ero un po' logoro di anche 14 anni di hockey su ghiaccio che facevo, quindi adesso ho dato la disponibilità per questo torneo che giocavo in casa, visto che sono di casa qua al Monviso. Però i vari fisiatri e ortopedici che mi hanno visto mi hanno detto stai un po' a riposo. Poi con calma se ne può parlare, ma adesso un attimo di riposo ci va. Ok, ultimissima domanda in chiusura. Come si sta in casa Sport Happenings? Ma bene, sono molto attivi a creare eventi, qua è già il terzo che fanno in collaborazione con il Monviso, quindi ben vengano tutte queste manifestazioni che riescono a organizzare, hanno già anche un bel nucleo di atleti e quindi ben vengano tutte le loro attività. Perfetto, grazie Gregory, grazie ai nostri amici e alla prossima intervista.